Benvenuti e bentrovati nello studio del Giorno del Signore, ultima domenica di Avvento prima del Natale e sarà anche l'ultima puntata nella veste classica, nel solito format, perché per la puntata natalizia abbiamo in serbo qualcosa di davvero speciale per voi, ma non voglio spoilerare niente. Cominciamo però la puntata di oggi con un saluto a Margherita. Ciao Andrea e ben ritrovati anche da parte mia. Come sempre guarderemo le principali notizie direttamente dal portale diocesano diocesidicremona.it. E allora cominciamo con le notizie di questa puntata. Iniziamo parlando di pace. Già la scorsa settimana abbiamo ricordato che la nostra diocesi si sta preparando a ricordare il tema della pace con diversi eventi e iniziative. Uno tra i tanti, particolarmente significativo, è stato l'intervento di Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, presso il centro pastorale in una serata proprio dedicata al tema della pace. Nella stessa giornata, la sera, il nostro vescovo ha guidato un momento di preghiera e di adorazione eucaristica, durante il quale ha ricordato il valore della preghiera dei cristiani e delle comunità in queste ore davvero molto difficili per la pace. E allora con il primo servizio di oggi ripercorriamo alcuni momenti della celebrazione e ascoltiamo le parole del Vescovo. Nella serata di venerdì, la cattedrale di Cremona ha accolto i fedeli per un intenso momento di preghiera con l'adorazione dell'Eucaristia per la pace. Chi è la pace? Donato il figlio, nella notte di Natale accoglieremo come principe della pace. Evidentemente noi siamo in un altro regno, siamo incapaci di custodirla, metterla a frutto. Uno potrebbe dire, no, noi qui siamo in pace, sono loro, sono quelli, cattivi, anche gli indifferenti, sono fatti l'abitudine ad una pace privata, che non è condivisibile, dunque non cambia nulla nella realtà. In un momento storico che impegna tutti ad una presa di responsabilità e alla preghiera incessante, perché nel mondo come nelle nostre piccole comunità e nella vita di ciascuno, lo spirito della fraternità superi conflitti e violenze. Anche la Chiesa cremonese, dunque, si è riunita con il Vescovo Napoleoni per un momento di preghiera silenziosa, intima e comunitaria in cattedrale. E quella di Gesù è una pace più umile, perciò più forte di ogni compromesso mondano. Pensiamo certo alla guerra in Ucraina, preghiamo per il popolo ucraino che sia liberato dal flagello della guerra, preghiamo per ogni popolo perché non cada nella spirale dell'odio, preghiamo perché avvenga la pace. Una preghiera per la pace, una preghiera per avvicinarsi ai popoli che soffrono maggiormente, così distanti ma allo stesso tempo fratelli. Il silenzio ha poi riavvolto la cattedrale, e il Santissimo è stato esposto sull'altare e accolto dalla preghiera profonda e sincera di tutti i fedeli presenti. Il percorso di sensibilizzazione e di preghiera per la pace continua in diocesi con altre iniziative che seguiranno la Giornata Mondiale per la Pace, che lo ricordiamo si celebra ogni anno il 1 gennaio. Nella serata di giovedì 5 gennaio alle 21 il Vescovo Napoleoni presiderà una veglia di preghiera durante la quale porterà la sua testimonianza padre Gigi Macalli, cremasco, missionario della società Missioni Africane, rimasto per 2 anni ostaggio dei terroristi in Niger. Il percorso si concluderà il 14 gennaio con il consueto convegno promosso dalla Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo presso il comune di Cremora, nell'anniversario della nascita del parroco d'Italia per il quale è in corso il processo di beatificazione. Il tema di quest'anno parte da un approfondimento del libro Tu non uccidere, proprio di Don Primo Mazzolari.
la pace si costruisce anche con segni concreti e pieni di significato. Uno di questi segni dal 1986 è la luce di Betlemme. Si tratta della fiamma accesa alla lampada della Basilica della Natività che di anno in anno arriva nelle case come segno di fraternità e per l'appunto di pace. E proprio nel pomeriggio di questo sabato, il 17 di dicembre, la luce di Betlemme si è accesa a Cremona e a Cassano d'Adda. A Cassano d'Adda è stata accesa in piazza e da lì è stata portata nelle case, mentre a Cremona è stata accesa nella chiesa di San Girolamo per poi essere offerta alla cittadinanza in un momento di preghiera con il vescovo sotto la Bertazzola. A spiegare lo spirito di questa iniziativa è Elisabetta Manni, referente degli Scout Masci di Cremona. La luce della pace ormai sono tanti anni che arriva a Cremona. È una storia lunga, vecchia. Uno scout austriaco va a Betlemme ad accendere un lume alla grotta di Betlemme, dove c'è una grossa lanterna che viene alimentata dall'olio di tutte le nazioni cristiane della terra. Ogni anno ogni nazione offre l'olio per alimentare questa lanterna. E nel tornare si ferma in varie località per l'Italia. Si parte da Trieste, e da Trieste la luce si diffonde, parte in treno verso Milano, verso Bologna e si diffonde e arriva fino in Sicilia. Di solito sono le comunità Masci, insieme magari alla Gesce, agli Scout d'Europa, al Cenzei, che distribuiscono nelle varie città italiane la luce della pace. È un segno, un simbolo, però è un simbolo importante, è un simbolo delle nostre radici cristiane, del nostro credere che solo in Cristo si possa trovare la forza per costruire la pace. È un segno di fratellanza perché non c'è nessuna distinzione e si offre a tutti coloro che vogliono venire ad accendere le loro lanterne. È un segno di fratellanza e di condivisione perché questa luce veramente si apre, si diffonde, si spezza in tutte le lanterne che la vogliono accogliere ed è un segno di pace. Che è il segno fondamentale per darci la forza di essere veramente costruttori di pace laddove noi portiamo la luce, quindi nei nostri ambienti, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, per imparare a vivere insieme ed essere tessitori di trame di pace. Quest'anno il tema è uniamo le nostre forze per costruirla. Abbiamo pensato che era bello accogliere la luce facendo un momento di preghiera che abbiamo fatto oggi pomeriggio alle 4:30 in San Girolamo e poi abbiamo pensato che fosse opportuno distribuire la luce in un luogo simbolo della città, in un luogo simbolo della nostra diocesi, in un luogo importante. Quindi abbiamo distribuito la luce in piazza Grande, sotto la Bertazzola, quindi proprio alle porte della nostra cattedrale. E poi in settimana la porteremo in alcune parrocchie della città, soprattutto a San Bernardo. Poi la porteremo nei luoghi dove c'è più sofferenza, dove le persone forse fanno più fatica a trovare momenti di pace. La porteremo a una casa di riposo, la porteremo all'ospedale. Un altro luogo significativo dove porteremo la luce è il nostro seminario diocesano. Per noi del Masci questa è un'attività importante perché è cercare di dare concretezza al nostro essere operatori di pace, al nostro cercare veramente, come dice la legge Scout, di essere amici di tutti, quindi portare un segno, un gesto di amicizia che però parte dal nostro credere profondamente in Gesù. E non c'è pace senza giustizia. Ricordarlo proprio in questo periodo è la mostra inaugurata al Museo Diocesano di Cremona. La mostra, organizzata nell'ambito del Festival della Fotografia Etica, porta nella sede del museo le fotografie di Nicolò Filippo Rosso, che espone il progetto Exodus. Si tratta del progetto con cui il fotografo ha vinto il World Report Award 2021, documentando in 4 anni di reportage tra Venezuela, Colombia e Honduras le ragioni e le condizioni drammatiche dei flussi migratori del Centro America tra crisi economiche e sociali, guerre civili, criminalità e catastrofi naturali. La prima esposizione fotografica
Bosca, ospitata dal Museo Diocesano, apre una collaborazione importante con il Festival della Fotografia Etica e uno sguardo potente sul grande tema globale delle fragilità e dell'ingiustizia sociale attraverso le forze delle immagini scattate da un grande fotoreporter. Grazie Margherita, ora chiudiamo il blocco tematico dedicato alla pace, è il momento della rubrica La Parola. Come sempre un giovane della nostra diocesi ci accompagna nella riflessione rispetto al brano del Vangelo di questa domenica e questa volta è il turno di Emanuele Cattaneo che ascoltiamo insieme. Il Vangelo di questa domenica tratta di due principali temi, la coscienza di fede di Giuseppe e la coscienza di fede di ogni cristiano, due temi che di fatto non sono così distanti tra loro. L'Evangelista Matteo usa, diciamo, l'apparizione dell'angelo in sogno a Giuseppe come un parallelismo alla vita di ogni cristiano. Noi uomini di fatto non ci dobbiamo far abbattere da emozioni e da istinti negativi, bensì dobbiamo vivere una vita scavando a fondo nelle cose, ricercando la verità. Nella nostra quotidianità di fatto è come se Gesù ci apparisse in sogno ogni singolo giorno e ci indicasse la strada della vita e le scelte giuste da compiere. Come dice il Vangelo, noi tutti siamo un po' degli Emanuele nella nostra vita. Dio è con noi. E andiamo ancora sul portale diocesano per una notizia che riguarda i giovani. Dopo l'appuntamento del 6 novembre 2021 al quale hanno partecipato il Duomo di Milano oltre 200 giovani provenienti dalle diocesi lombarde, si è tenuto lo scorso 10 dicembre la seconda tappa di Giovani e Vescovi, il progetto dedicato al confronto tra i vescovi delle chiese lombarde e rappresentanti della pastorale giovanile di ogni diocesi. È stata un'occasione per riprendere i temi e le indicazioni emerse dai tavoli tematici aperti dai giovani e per riproporli nei cammini diocesani. Si apre ora infatti la fase in cui in ogni diocesi il dialogo aperto dai giovani a livello regionale dovrà tradursi in iniziative, in un nuovo impulso per la pastorale sul territorio. E dai giovani ai giovanissimi, perché questa settimana c'è stata una delle feste in assoluto più attese e desiderate da tutti i bambini cremonesi. Stiamo parlando della festa liturgica di Santa Lucia, il 13 di dicembre. E ve la vogliamo raccontare con una bella iniziativa promossa dall'associazione Il Tre d'Union di Cremona. L'associazione infatti ha organizzato presso lo splendido Teatro Filo di Cremona un pomeriggio all'insegna di storie, musica e colori dedicata a tutti i bambini accolti nelle case famiglia sul territorio cremonese e naturalmente non sono mancati anche i doni di Santa Lucia. Vediamo insieme. Il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia. Noi tutti gli anni festeggiamo questa santa e questa ricorrenza con una bellissima manifestazione. È una manifestazione che coinvolge tutti i bambini delle case famiglia di Cremona e attraverso questa manifestazione noi andiamo a regalare dei doni ai bambini delle case famiglia. Questa manifestazione nasce negli anni 60 grazie al Tre d'Union di Cremona. Il Tre d'Union di Cremona è un circolo, è un club di amici che aveva iniziato negli anni 60 a regalare dei dolcetti ai bambini dell'infanzia abbandonata. Per anni poi questa manifestazione si è sospesa, dal 2016 l'abbiamo ripresa. Tutti gli anni mi occupo dell'organizzazione di questa manifestazione grazie all'aiuto di tanti amici del club
e delle coordinatrici delle case famiglia, perché non è una cosa semplice organizzare tutto questo per un'ottantina di bambini tutti gli anni. E devo dire che è una bellezza infinita, soprattutto nel momento di apertura dei pacchetti, perché questi bambini effettivamente dalla vita non hanno avuto molto, e aprire questi pacchetti e trovare il gioco desiderato è una cosa veramente fantastica. Beh, questo indubbiamente riempie molto la vita di tutti noi, dare qualcosa agli altri in momenti difficili, soprattutto alle persone più fragili, questi bambini, gli anziani, insomma, una cosa veramente che ti riempie la vita. E a proposito di Santa Lucia, segnaliamo che sono conclusi i lavori di restauro che hanno coinvolto la chiesa proprio dedicata a Santa Lucia, nell'unità pastorale Santo Mobono in centro città a Cremona. È risultato lo splendido ritorno degli interni barocchi che sono riemersi con tutto il loro splendore. Vediamo insieme. La chiesa di Santa Lucia era chiusa dalla Natale del 2017. Pochi giorni prima si erano verificati alcuni distacchi degli stucchi e degli intonaci della volta di questa chiesa e così si è dovuto chiudere. Lungo iter di preparazione per cominciare i lavori di restauro, cominciati appunto nel 2018, intorno al mese di giugno, durati almeno per la prima parte fino a Natale del 2018. Improvvisamente è venuto a mancare il parroco, Don Stefano Moruzzi, e quindi si è interrotto un po' tutto. Prima parte del 2019 si è dovuto un po' riprendere e rivalutare tante cose di questo restauro. Iniziati di nuovo e ora possiamo dire che sono stati completati questi lavori nella sua interezza la volta e il presbiterio. Si stanno proprio ultimando in questi giorni. È stato un lavoro molto impegnativo che ha richiesto da parte di tutte le maestranze, sia l'architetto Ezio Gozzetti che anche i restauratori Luigi Rizzi e Federica Cattadori, che hanno dovuto studiare in modo molto approfondito questa situazione per poter intervenire nel modo più coerente possibile anche rispetto alle indicazioni della soprintendenza. Hanno dato una mano a contribuire con donazioni alcuni parrocchiani, purtroppo però la cifra che abbiamo raccolto è attualmente circa la metà di ciò che è necessario per pagare tutti i lavori che sono stati effettuati finora, circa 350.000 euro. Confidiamo che la generosità dei cremonesi, non soltanto dei parrocchiani, dell'unità pastorale, ma di tutti che hanno dichiarato più volte di essere molto affezionati a questo luogo, possa intervenire per darci una mano e anche per permettere a questo luogo di ritornare ad essere aperto, così non soltanto visitabile dai cremonesi che passeranno, ma anche aperto per alcuni momenti di carattere liturgico di tutta quanta la nostra unità pastorale. E a proposito di cose belle da vedere e anche di idee regalo per questo Natale, Margherita, a te. Sì, ricordiamo anche oggi l'uscita della raccolta di Riflessi Magazine, che è uscito il 12 dicembre ed è disponibile presso la Casa delle Comunicazioni a Cremona in via Stenico 3, accanto al centro pastorale, ma si può acquistare anche direttamente cliccando su riflessimag.it e compilando il form per la prenotazione. È possibile accedervi anche dall'apposito banner sul portale diocesano, come stiamo vedendo. Sarà disponibile anche presso le librerie paoline di Cremona e, come ho già detto, anche andando direttamente, richiedendo direttamente la propria copia in via Stenico 3 presso la Casa della Comunicazione a Cremona.
E tra i servizi fotografici più suggestivi di questa raccolta c'è anche quello dedicato al campus di Santa Monica. Campus, tra l'altro, che è stato protagonista di un evento molto importante. Si è tenuta infatti una messa presieduta dal vescovo Napoleoni perché è giunta a Cremona una reliquia della Beata Armida Barelli, cofondatrice proprio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme a padre Gemelli. La stessa Armida Barelli è stata recentemente beatificata da Papa Francesco nel mese di aprile. Vediamo allora il servizio e ripercorriamo le tappe più significative di questo evento. Ogni anno in prossimità del Natale celebriamo quella che chiamiamo la messa natalizia. È una messa a cui poi segue lo scambio degli auguri per tutta la comunità universitaria. Quest'anno ha un tono particolare. Un anno fa è stata beatificata Armida Barelli, che è la cofondatrice insieme a padre Agostino Gemelli dell'Università Cattolica. E quest'anno a tutte le sedi dell'Università Cattolica è stata data una reliquia della Beata Barelli, che oggi appunto è stata presentata alla comunità universitaria. Campus della Cattolica custodisce questa sfida, un'aula speciale, quella che vuole narrare, consegnare, rendere possibile l'acquisizione di una sapienza non tanto più alta, più integrale. E il genere letterario che qui si usa è quello del silenzio, dell'ascolto, della poesia, cioè della creatività spirituale oltre che intellettuale. La Barelli è stata una grande propugnatrice della matrice culturale cattolica, ha speso la sua vita per questo e questo ricorda, è una sorta di impulso nell'università di oggi a rimanere fedele all'ispirazione originaria, ricordando che ogni sapere che guarda la verità e ricerca la verità è un cammino che viene fatto per il bene dell'uomo. In questo senso apre sempre a un mistero di qualcosa di grande e anche al mistero di Dio. Gesù non è il manichino di Dio, non è il prodigio di Dio, è l'avventura umana di Dio che entra nella nostra storia e ne assume la fragilità, il rischio della libertà. Il Dio da cui viene ogni giustizia lascia che l'ingiustizia degli uomini si scateni su di lui, sta andando incontro alla croce, ma non lo dice. Dice, io so solo dirti quello che mi sta accadendo. Sì, compie dei prodigi, ma non hanno l'ultima parola. E infatti aggiunge, beato colui che non trova il motivo di scarto. Beato chi si fiderà della mia presenza giorno per giorno, non solo nell'ora della gloria, ma ancor di più nell'ora delle tenebre, anche nelle nostre tenebre. È lì che il Signore ci rende ancor più giustizia, morendo per noi, unendosi alla nostra sofferenza, generando novità di vita. Ed ora guardiamo insieme gli appuntamenti di Natale del Vescovo, le celebrazioni di mezzanotte della Vigilia, la messa della notte di Natale e il 25 dicembre alle 11 il solenne pontificale del giorno di Natale saranno presieduti dal Vescovo Napoleoni. Queste due celebrazioni sono proposte in diretta TV su Cremona 1, canale 19 e il canale web della diocesi. Il 25 dicembre Monsignor Napoleoni inizierà la giornata celebrando l'Eucaristia per i detenuti della casa circondariale di Cremona. Nel pomeriggio di Natale invece sarà al santuario di Caravaggio dove alle 16 presiederà la messa in basilica. Nel pomeriggio di sabato 31 dicembre alle 18 nella chiesa di Sant'Agostino a Cremona il Vescovo celebrerà la messa di ringraziamento per l'anno trascorso.
e all'indomani alle 11 nella chiesa di San Sigismondo e alle 18 in cattedrale la messa nella 56esima giornata mondiale per la pace. Ora voltiamo pagina e torniamo con le immagini al pomeriggio di mercoledì 14 dicembre presso la chiesa del seminario. Come vediamo anche insieme dalle immagini, il vescovo Antonio Napoleoni in vista del Natale ha celebrato per la prima volta la messa per i volontari della protezione civile che hanno riempito la chiesa rigorosamente vestiti della tipica uniforme gialla e nera. Questa non è la messa di Natale, ha detto il vescovo, ci prepara al Natale, lo prepara nel cuore attraverso quella scelta di libertà che è il volontariato e aver detto sì a una chiamata. Una vera e propria missione, quella degli uomini e delle donne della protezione civile, dei vari gruppi sparsi sul territorio, come Gesù, sempre pronti a rispondere a una chiamata. Al termine della celebrazione il vescovo è andato a salutare e congratularsi personalmente anche con tutti i membri della protezione civile. E ora siamo pronti per l'ultimo servizio della puntata di oggi, visto che siamo a pochi giorni dal Natale, andiamo a curiosare nella parrocchia di San Pietro al Po, la mostra dei presepi. Quest'anno siamo arrivati all'undicesima edizione della mostra Presepi, realizzata da noi dell'Associazione Italiana Amici del Presepe di Cremona. Quest'anno abbiamo cambiato sede, l'anno scorso eravamo a San Marcellino e quest'anno siamo nel refettorio di San Pietro. Nella mostra si può vedere anche momenti diversi della vita di Gesù. In questo caso abbiamo la ricerca dell'alloggio ed è un diorama. Il diorama si differenzia dal presepe aperto perché si può vedere la prospettiva. Si può notare anche la differenza tra presepi popolari e presepi palestinesi. La differenza sta nel periodo in cui sono stati fatti, in cui sono ambientati. Questi sono popolari perché sono ambientati nelle cascine nostre, mentre invece il presepe palestinese c'è l'ambientazione proprio di Nazareth del tempo. Questo è il tipico paesaggio palestinese. Si nota dai colori e dal tipo di ambientazione, che dalle rocce e dalla vegetazione che è ambientato nell'antica Palestina. In questo in particolar modo non è una natività, ma sono i primi passi di Gesù. Questo l'abbiamo intitolato presepe moderno, perché effettivamente non è il classico presepe con la natività, ma è un po' una denuncia sulla violenza sulle donne. Le statue sono insolite, non sono le solite figure che ci sono nei presepi. Sono figure di giovani che si divertono al Luna Park. Dopo c'è una scena di questi due giovani che si aspettano il pullman alla fermata. Dopo pian piano siamo accompagnati da queste scarpe rosse che sono il simbolo della violenza sulle donne e c'è una scena di violenza, una donna che viene picchiata da un uomo, per arrivare infine al salotto della casa moderna dove c'è un presepe piccolino in miniatura e c'è una donna incinta sul divano che piange. Oltre ai presepi popolari palestinesi, gli autori si sbizzarriscono nel realizzarlo anche in altre ambientazioni. In questo caso siamo sui navigli di Milano con le barche tipiche del tempo e dietro si vede anche il Duomo di Milano in prospettiva. Questo invece è il tipico presepe popolare, ambientato in cascina con tutti gli animali dell'Aia e si può notare anche la natività che è realizzata su un carretto. È tutto realizzato in terracotta. La mostra è aperta fino all'8 di gennaio. È possibile visitarla con ingresso libero. Non è necessaria nessuna prenotazione, a meno che non vogliate venire a visitarla durante la settimana. E siamo ormai al termine della puntata di oggi, quindi saluto Margherita al mio fianco come sempre. Grazie a te Andrea, ricordo che per rimanere aggiornati potete visitare i social e il portale diocesano. E ringraziamo tutti voi per averci seguiti, noi torniamo la prossima settimana con una puntata tutta speciale e vi auguriamo buona domenica.